tutti e bentornati su Istantanea, il vlog che si occupa di fotografia. Oggi vorrei segnalare una fotografa interessantissima e sicuramente sconosciuta ai più. Lo era anche per me fino a poco tempo fa. Tutti quanti conosciamo Vivian Maier perché è diventata famosissima, questa tata americana che aveva accumulato in maniera compulsiva migliaia di scatti per poi diventare famosa dopo la morte. Beh, non tutti sanno che c'è una praticamente sua omologa, almeno nella, diciamo, nella storia, che si chiama Masha Ivashintsova. Masha Ivashintsova è nata nell'allora Leningrado, quindi San Pietroburgo, e negli anni 40, mi pare 42, ed è morta nel 2000. Questa fotografa, questa donna era una donna aristocratica che a cui la rivoluzione bolscevica aveva confiscato tutti quanti i beni della propria famiglia e quindi aveva dovuto ricominciare una nuova vita. Quindi non una fervente credente assolutamente o convinta della rivoluzione russa, ma non sappiamo se era nostalgica oppure no dello zar. Comunque, detto questo, Masha Ivashintsova ha accumulato circa 30.000 negativi senza praticamente mai stamparli o svilupparli, fino a quando, dopo 17 anni dopo la sua morte, la figlia trovò in soffitta tutti questi suoi negativi e iniziò l'opera di pubblicazione di questo archivio gigantesco. Vi faccio vedere qualche foto interessantissima, eccole qua. Ecco, Masha Ivashintsova aveva un occhio e un gusto personalmente incredibili, cioè con una leggerezza, con una chiarezza, con una raffinatezza riusciva a raccontare la Russia degli anni 70 e 80, quindi un'Unione Sovietica che si stava avviando piano piano ad una prima sofferenza economica fino ad arrivare proprio al collasso economico, quindi una nazione che iniziava a diventare povera ma comunque con un passato orgoglioso come era quello zarista. Ecco, Masha Ivashintsova ha raccontato questa fase dell'Unione Sovietica in maniera, come vedete, pulita, chiara, interessantissima e lucida. E scorrete anche voi, se volete, il suo sito internet, che è mashaivashintsova.com, è interessantissimo, troverete decine, centinaia di fotografie bellissime e vi consiglio assolutamente di approfondire questa autrice, questa fotografa qua, perché veramente merita. Non perché sia interessante la storia, diciamo, che come ha reso famosa Vivian Maier, perché comunque Vivian Maier è stata una storia interessantissima, ma comunque ha un gusto, anche lei come fotografo aveva un occhio eccezionale. Beh, Masha Ivashintsova non era da meno e soprattutto racconta meno eccentricità ma più vita comune rispetto a se Vivian Maier si trovava negli Stati Uniti, in cui magari si trovavano personaggi eccessivi, strani, si poteva camminare per le strade e trovare un mondo in evoluzione, beh, il mondo di Masha Ivashintsova era congelato, era il regime comunista che aveva congelato il tempo, e appunto questi suoi scatti sembrano attraversare questo blocco temporale che per noi, almeno all'epoca, era veramente sconosciuto. Quindi è un'autrice assolutamente da scoprire, da approfondire, e speriamo quanto prima trovare un bel libro in libreria. Ciao a tutti da Istantanea.